Se hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o completi mudati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS, in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla. Allora, oggi vi porto il metodo per moddare il carretto antiaereo, ragazzi, e sostituirlo. Allora, requisiti: ci serve LS autoraduno, ragazzi. A quel punto ci servirà il bunker con all'interno il carretto, quindi se ce l'avete è meglio, anzi dovete comprarlo. E a quel punto ci servirà il CIO per il solito nostro Buzzard. Quindi possiamo iniziare, mi raccomando, attivate da opzioni con mappa le attività, raga. Io vi consiglio comunque di usare questa macchina, la Outring, con le livree dalla 22 in poi, ragazzi, così vi potrà portare anche le livree nascoste. Per esempio io farò la Bully, ragazzi. Quindi a questo punto entrate tutte e due all'interno di ALS e noi che dobbiamo moddare, ragazzi, come al solito facciamo una modifica al mezzo. Non è importante qual tipo di modifica ne facciamo, basta che ne facciamo una, ragazzi. Quindi armatura, freni, quello che volete. Ragazzi, qua ci sta una piccola chicca che ora vi spiego per i giocatori che hanno Anawak buggato, cioè che non riescono a partecipare dal menu play o dal menu Xbox. Quindi ragazzi, il trucco sta che appena il nostro amico starta la solita gara sprint, noi subito dopo che accettiamo la gara, come vedete adesso in clip, dovete aprire subito il menu di pausa, ragazzi, come vi faccio vedere io in questo momento. Apro l'attività e poi apro subito il menu di pausa. In questa maniera a noi non comparirà il countdown dell'attività, ma al nostro amico ci sarà sempre. Quindi come sempre, quando arriva a 3 secondi, raga, lui dovrà spammare il solito tasto A se siete all'Xbox o X se siete da Play, raga. Perché vi ho fatto aprire il menu di pausa? Perché adesso vi faccio vedere che quando noi andremo in schermata nera e il nostro amico tornerà visibile dentro LS, quindi si sarà buggato, noi in questa maniera potremo andare a partecipare su Anawak direttamente dalla lista amici, facendo guarda giocatore, ragazzi. In questa maniera clicchiamo su guarda giocatore, clicchiamo poi una volta A per accettare il primo messaggio di recupero, ragazzi, e poi rifiutiamo il secondo messaggio di recupero. Quindi guardate bene, accetto il primo messaggio, dopo che mi dà il recupero rifiuto il secondo messaggio, intanto il mio amico è buggato lì e rimarrà lì tutto il tempo. Adesso saremo frizzati in questa schermata, ragazzi. Non ci resta altro che aprire il menu di pausa, andare sugli abbonamenti se siete su Next o sul Criminal se siete su Old Gen, raga, e potrete aprire il menu interazione. In questa maniera adesso ci uccidiamo dalla voce ucciditi, ragazzi, e avremmo fatto quasi la parte difficile. Adesso, raga, noi dobbiamo rimandare al deposito il nostro veicolo, ragazzi, dopodiché dovremmo richiamare il carretto antiaereo, ragazzi. Come potete vedere non vi potete uccidere, sarete buggati. Quindi a questo punto mandiamo al deposito il nostro veicolo. Una volta mandato al deposito il veicolo, ragazzi, dovremmo chiamarci il carretto antiaereo. Una volta che il carretto antiaereo, ragazzi, è arrivato, ci metterà un po' a spawnare, potete aprire la mappa per controllare, andate ad avviare la solita attività, ok ragazzi? Quindi andate in alto nella mappa, l'unica attività visibile, ragazzi, la startate. Se vi dà l'errore non c'è problema, riaprite il menu di pausa e la startate, come è successo a me in questo momento. Quindi ritorno sopra, la ristarto facendo X e A se siete da Xbox o quadrato e X se siete da Play, ragazzi.
Quindi a questo punto, una volta che saremo all'interno dell'attività, non ci resta altro che quittarla semplicemente con B e A o cerchio e X, ragazzi. Semplicissimo. Una volta che saremo spawnati in lobby, abbiamo fatto praticamente il tutto. Possiamo iniziare a montare il carretto. Quindi chiamiamo il Buzzard. Come facciamo? Dobbiamo diventare CEO, ragazzi, e una volta che siamo CEO possiamo richiamare il Buzzard. Come potete vedere laggiù in lontananza c'è il carretto mio vecchio. Adesso aspetto che arriva il Buzzard, e una volta che è arrivato il Buzzard, ragazzi, ci salgo sopra e faccio girare le eliche a bomba come al solito. Quindi quando siamo sopra e le eliche stanno girando a bombazza, semplicemente dobbiamo scendere e ucciderci con il rotore posteriore del Buzzard, ragazzi, l'elica piccolina che sta lì dietro. E una volta che spawneremo possiamo dire sbadabam, regà, avremmo moddato il carretto. Come potete vedere, come l'avevo fatto io con le ruote stradali, ragazzi, e la livrea Bully. Quindi, regà, a questo punto il nostro amico, come vedete in alto a destra, sta quittando la sessione. Quindi non resta altro che, una volta che lui quitta, ragazzi, invitarlo per farlo rientrare in lobby, ragazzi. Quindi aspettiamo che il nostro amico spawni in una sessione, perché lui non ha quittato, lui semplicemente l'ha cambiata, ragazzi. Quindi una volta che è spawnato in una lobby, ha preso il mio messaggio, ragazzi, e sta rientrando nella mia sessione. Io nel frattempo con il carretto non mi devo spostare, dobbiamo stare fermi qua, non dobbiamo scendere per nessun motivo, ragazzi. Quindi io vi velocizzo il tutto, ma vi spiego cosa sta succedendo. Il nostro amico dovrà spawnare nella nostra sessione, dovrà richiedersi il suo carretto antiaereo, ragazzi, ma potete usare anche il Night Shark, e a quel punto dovrà venirci a soccorrere e agganciare il nostro carretto antiaereo. A quel punto, una volta che il nostro amico ci ha agganciato, ci dovrà portare allo Santos Custom, ragazzi. Quindi, regà, una volta che siamo allo Santos Custom, dobbiamo chiudere il nostro CEO, perché non ci serve più se non l'avete già fatto. Adesso gli dite al vostro amico di andare a prendere una macchina di un civile, ragazzi. Una volta che il vostro amico è andato a recuperare la macchina del civile, ragazzi, noi possiamo diventare Motorcycle Club, che è fondamentale, serve per forza, perché dobbiamo andare ad avviare un incarico del boss, mi pare che si chiama Ingabbia, se non erro, ragazzi. Quindi diventiamo Motorcycle Club, il nostro amico mette l'auto lì in modo che si apra la serranda, dopodiché ci farà entrare all'interno di Los Santos Customs, ragazzi. A questo punto possiamo anche scendere, uscire fuori, regà, aprire il menu interazione, andare su motorcycle, andare su incarico del club e avviare la modalità in gabbia. Una volta che abbiamo avviato questa modalità possiamo rientrare dentro Los Santos, ragazzi, e una volta che saliremo sul carretto antiaereo ci darà la possibilità di fare una modifica, ragazzi. Quindi fate freccia a destra, riparate il carretto, ragazzi, fate una qualsiasi modifica, e una volta che vi fa la modifica in teoria vi dovrebbe far spawnare fuori direttamente. Come potete vedere a me mi si è buggato e non riuscivo a uscire, ma nessun problema, ragazzi, l'avete salvato, perché quando voi scenderete dal veicolo, come potete vedere dalla minimappa, il veicolo sarà personale, quindi non ci resta altro che mandarcelo al deposito, richiamarlo e sbada bam, regà, avremmo moddato il carretto e l'avremmo sostituito. Ora io non riuscivo a uscire perché quello stronzetto del mio socio mi ha lasciato la macchina lì fuori e mi si era buggato, quindi non mi poteva far uscire. Quindi mi ha spostato il veicolo, regà, a quel punto sono uscito. E niente, io spero che i miei video vi piacciono, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix e spada bam, regà, al prossimo video, buona visione.